Ora, non so se sia mai capitato anche a voi, ma ci sono quelle volte in cui riesco ancora a stupirvi. In che senso direte? Beh, penso che ormai al giorno d'oggi, con tutte le informazioni da cui veniamo bombardati, ci sia sempre meno spazio per lo stupore, per l'inaspettato, per la sorpresa. A volte sappiamo già tutto ancora prima di affrontare una situazione. Questa volta però sono riuscito a stupirmi. Quest'alta via mi ha stupito per la sua intimità, per i suoi angoli nascosti e per la sua natura che è, direi, quasi unica. Se riesco a regalarvi anche solo un decimo di quello che ho provato con queste riprese, spero di passare un po' di stupore anche a voi. Buona visione. Bene ragazzacci, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Stefano, lui è Giacomo, detto anche Geppetto, potete chiamarlo anche Geppetto. E abbiamo appena iniziato l'Alta Via del Granito, quindi siamo tra Cima d'Asta, che è questa qua dietro, perché siamo appena arrivati al rifugio Brentari, e appunto tra Cima d'Asta e Lago Rai, quindi oggi faremo più o meno un 15-16 km, penso, poi piazzeremo la tenda e dopodiché domani finiremo il giro tornando a Malga Sorgazza dalla quale siamo partiti. C'è stato bello fino adesso sta iniziando a piovere, ci sono delle gocce, quindi ci andiamo a prendere un caffè in rifugio intanto che aspettiamo che passi e poi riprendiamo a camminare che dobbiamo andare giù di là. Poi oggi pomeriggio ho messo temporali, sei contento? Geppetto non contento. Non dovrebbero, però sa mai, comunque qua il lago è sempre una bomba atomica. Vabbè, andiamo a prendere il caffè, ci vediamo dopo. Comunque prima mi sono dimenticato di dirvi che il giro in tutto dovrebbero essere 26-27 km, se non sbaglio. Il dislivello più grosso praticamente, o meglio, no, quello più grosso, quello più impegnativo, l'abbiamo già fatto adesso arrivando qui. E un attimo, anche qua c'è un passaggino, devo stare un po' attento. Op, op, eccolo. Dicevo, l'abbiamo fatto adesso, quindi per il restante tour dovremo affrontare i dislivelli in maniera un po' più serena. E ci abbiamo messo 2 orette da giù fino qua al rifugio Brentari. Adesso siamo quasi in forcella, succede, e poi dovremo fare il primo trattino di discesa. E ci hanno detto prima al rifugio che la giornata di oggi dovrebbe essere tutta così un po' variabile, quindi ogni tanto potrebbe piovere. E poi stasera, proprio quando noi metteremo giù la tenda, dovrebbe venire un temporalino. Speriamo che arrivi dopo che abbiamo montato la tenda. Tanto si è aspettato un attimo. Siamo in forcella e vi faccio vedere un panorama interessante. Siamo quasi, eh? State lì, non cambiate video, non cambiate video. Op! E voilà! La catena del Lago Rai. Spettacolo! Comunque, come stavamo dicendo adesso giustamente io e Jackie, prima salire dalla partenza, diciamo fino al rifugio Brentari sotto Cima d'Asta, c'è un sacco di gente, anche se insomma è ancora inizio mattinata. E invece appena siamo svalicati di qua, abbiamo incontrato una comitiva che saliva prima e poi più nessuno, cioè è completamente sgombero di persone. Una figata assurda, proprio bello. E prima a salire, non ve l'ho detto, ma abbiamo cacciato una sudata, che è una sudata così rompezza che non la davo in montagna. C'è un'umidità qua in montagna che secondo me è un po' anomala. Però vabbè, il riscaldamento globale non esiste, è tutta un'invenzione. Quella dietro è Forcella Magna e abbiamo visto il cartello che è al rifugio Caldenave, che è vicino, diciamo, all'arrivo del giro. Manca 3 ore e mezza. Quindi c'è qualcosa che non ci quadra. Vuol dire che o si può chiudere in giornata sto giro,
o che abbiamo tagliato qualcosa senza accorgercene, non lo so, comunque stiamo facendo un po' in fretta. E però è ora di mangiare, infatti fra un po', appena becchiamo un punto di riparto dal vento, mangiamo. Adesso c'è che abbiamo un pezzo un po' scrambled da fare, però vabbè, ci ragioniamo dopo, eh. Bene, ora come sempre sarà molto dura tornare a macinare chilometri. Anche perché, dai, oggettivamente, che bello è sto posto. Gran figata. Comunque adesso dovremmo avere ancora veramente poco, nel senso due orette forse. Noi siamo già in zona spot tenda e sono quasi le tre, quindi super perfetto. L'unica cosa appunto è, speriamo non venga un temporale. Sperin bing. Ciao raga. In caso di necessities, siamo arrivati al bivac, anzi scusate, al baito Lasteati. Buongiorno. Siamo saliti su qua da sta roba taglia gambe e nel salire ho incrociato una persona e mi ha detto: tu sei Stefano? C'è un ragazzo iscritto al canale. Ma io raga adesso non voglio fare il fenomeno, niente, ma mi fa ancora troppo strano che la gente ti ferma, che ti conosce. Fa un botto piacere, cioè se siete in giro e mi riconoscete e mi fermate e mi salutate mi ci riempie il cuore, però devo ancora abituarmi a gestire la cosa perché non so fare. Veramente bellissimo, bellissimo come sto panorama poi, aspettate un attimo, arriva, opala. Un'altra super figata atomica è che da più o meno 2 chilometri che stiamo facendo questa parte di sentiero, che è super scorrevole, stiamo andando da Dio finalmente dopo tutta la salita di stamattina e il su e giù che abbiamo fatto dal rifugio Brentari finora. Adesso si viaggia bellissimo, l'unico peccato è che stanno iniziando a venire delle gocce, speriamo di no, però qua è veramente strafigo, sentiero veramente godurioso, cheat, chi vuole intendere intenda. Ci stiamo avvicinando sempre di più, gli spot tenda, che non so se siano lì giù o se dobbiamo svoltare lì dietro, ma penso sia più probabile lì dietro. E ci siamo presi un pochino d'acqua prima, proprio 2 gocce, e verso cima d'asta c'era anche una bella nuvola che ha tuonato giusto per metterci allerta. Comunque dai, non manca troppissimo, e se proprio si mette male ci sono appunto 2 bivacchi e in caso di emergenza ci fiondiamo dentro. Andiamo! Farvi vedere questo angolo idilliaco di paradiso, laghetto, cavalli, baitello, non vi dirò il nome di niente, ma stupendo veramente. Mi avvicinerei a Baito Lastei. Poi facciamo come vuoi, eh. Bene, spero che sia l'ultima pausa pioggia che facciamo. Bivacco stupendo, mi sa che qua ci torno. Davvero figo. Dovremmo avere l'ultimo chilometro, poi dovremo beccare un altro laghetto e un altro baito. Poi basta, ci fermiamo. Tanto sono le 5. Direi che per oggi abbiamo dato abbastanza. Peccato veramente queste nuvole un po' così passeggere, ma veramente un gran bel giro finora. Poi qui che è iniziato veramente a essere un po' verde, camminare in mezzo
a questi prati. Stupendo, davvero. Bene, abbiamo deciso che questo sarà il nostro spot tenda di stasera, con laghetti, che dovrebbero essere i laghetti dell'inferno, giusto? Dico bene, tu che hai studiato? Yes. Laghetti dell'inferno. E niente, adesso ci piazziamo le tende, ci laviamo, mangiamo, solite cose. E non prenderemo l'acqua dai laghetti perché non è proprio da fidarsi. Devi montare la tenda? Non è una 2 second decathlon, mi sa. Vabbè, ci vediamo dopo, intanto facciamo un po' di follia, ciao. Ok, ci siamo fatti la toilette, ci siamo sistemati un po' perché con la sudata di oggi doveva andarci una mezza pulita. Adesso abbiamo scelto questo posto qua che non è propriamente adatto per una tenda perché è vicino a dell'acqua, magari stanotte facciamo un bagno di condensa, però c'è un caldo qua in sta conca che, boh, no, secondo me non è normale. Adesso vabbè che è una conca, però è veramente tanto 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 caldo. Svegliando mattina vi dirò come abbiamo dormito. E niente, fra un po' mangiamo già, anche se presto perché abbiamo super fame. E poi, boh, siamo anche un po' stanchini, eh. Oggi abbiamo macinato per bene. Vediamo quando arriva il sonno. Secondo me arriva molto presto, comunque, vediamo. C'è Jackie là in fondo, intento a fare delle foto. Molto da poser, lo vedete? Eccolo. Ciao raga, siamo dovuti venire in tenda con questa miss fantastica che, come sentite, è piovuto. Adesso è anche calato un po', però è venuto un bello scrollino. Fra l'altro eravamo lì bordo laghetto, stavamo chiacchierando, momenti di idilliaco. Pioggia, sono dei goccioloni grossi così. Poi c'è anche quell'altro là che mi sta parlando dall'altra tenda, non sento niente. Vabbè, speriamo che smetta. Bene, pioggia andata, probabilmente lì è in arrivo il secondo round, non so se lo vedete, però adesso noi andiamo a letto perché basta. Noi ci vediamo nel prossimo video, quindi la prossima settimana, che però per noi è la giornata di domani. Per ora direi super consigliato questo giro. Una figata assurda. Proprio bello, anche se non l'abbiamo fatto con il sole, ma è stato tutto oggi un po' così coperto. È meraviglioso. Veramente, veramente figo. Bene, quindi signori, buonanotte per noi e ciao a voi. Alla prossima!